non possiamo. E ne abbiamo faticato come sono passato più di 5 senza altre cose. Ti abbiamo faticato, capite? È una ditta privata. Cioè, ti scusami. Ma giù, ma se vuoi non pagare, noi non ci può. Non ci può. E che ci ha spaventato? Noi abbiamo pagato. Ma non ne avete pagato niente. Se non viene soldi, c'è la messa rota. Andiamo su. Non sapere dai. Ormai da mesi sono periodicamente costretti allo stato di agitazione e ad incrociare le braccia i dipendenti addetti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani del comune di Laccamino, i quali, oltre a tante altre problematiche, lamentano il ritardato pagamento degli stipendi. Siamo quasi alla fine di giugno e non hanno ancora ricevuto lo stipendio del mese di maggio. E quindi siamo sempre la stessa cosa, ogni mese sempre lo stesso. Non ci pagano, ne abbiamo i problemi. E niente, purtroppo è così. I figli quando mangiò, noi abbiamo tanti, tanti problemi dall'allaccamino servizi che ci stiamo tirando indietro. Poi si accumula pure questo. Ma se può andare a così non si può dire. Cioè ci cucina dei persone. E mo ho fatto la finanziaria, ma lui che mi fa? A me ha rubato. Cioè io non giocavo però. A un mese passato a Marugo questo mese qua. A Marugo giorno 5. Giorno 5, mo cominciamo la dote, allora no, passiamo, mo mi sono spazzato. Esasperati per il mancato pagamento dello stipendio, hanno indetto 2 ore di assemblea e si sono recati presso il municipio di Laccamino, dove all'ingresso hanno trovato il sindaco Carmine Monti. Non possiamo. E ne abbiamo faticato come sono passato più di 5 senza altre cose. Ti abbiamo faticato, Carmine. È una ditta privata. Cioè, scusa. Ma giù, ma se vuoi non pagare, noi non ci può. Non ci può. E che ci ha spaventato? Noi abbiamo pagato. Ma non avete pagato niente, se non viene soldi c'è la messa rota. Dopo il primo confronto che si è avuto proprio all'ingresso del municipio, il sindaco Carmine Monti ha invitato i lavoratori della nettezza urbana di Laccamino a seguirlo nella sala consiliare. Ora, la situazione qual è? Quando noi siamo entrati come amministrazione, questa ditta era in ritardo con tutta una serie di canoni, nel senso che non veniva pagata da tempo. Allora noi abbiamo preferito di fare delle economie e di pagare la ditta, no? In maniera tale da avere da dargli la possibilità sempre, anche se non compete a noi, perché noi dobbiamo pagare, però la ditta è obbligata a pagarvi a voi. Ora, detto questo, io ci siamo confrontati e l'ingegnere Ungaro con il responsabile finanziario. Allora, i dati quali sono? Sono che noi abbiamo pagato a questa ditta tutti i canoni, tranne l'ultimo che deve avere dal 10 giugno, cioè siamo in ritardo dal 10 giugno. Il sindaco Carmine Monti, su nostra espressa richiesta, ha affermato che contatterà immediatamente i vertici della ditta affinché i lavoratori vengano immediatamente pagati. Però c'è un problema concreto che questi lavoratori, comunque, che vivono del loro ormai oggi misero stipendio, che non lo ricevono. Allora, ora l'amministrazione cosa fa? A parte, diciamo, che nei prossimi giorni pagherà con le entrate che ci saranno. Adesso chiamerò immediatamente la ditta ha il dovere di pagare immediatamente, certamente, questi lavoratori, certo, che non possono più aspettare assolutamente, ulteriormente. Assolutamente, noi chiameremo immediatamente il proprietario della ditta, lo convocheremo al comune e gli chiederemo perché non sta pagando i lavoratori. Questa è una cosa normale. Speriamo che ai lavoratori venga immediatamente corrisposto lo stipendio, altrimenti il comune risolva ad oras il problema, anticipando gli stipendi che detrarrà dal canone di appalto che periodicamente deve versare alla ditta appaltatrice.